Innanzitutto Alessandro III dichiarò il monastero Specialiter Iuris et Proprietatis del Beatus Petri e riconobbe alle monache il diritto di eleggere le future badesse, quindi erano le monache stesse che potevano eleggere le loro badesse. Aveva poi la facoltà di accogliere nel recinto conventuale mercanti e forestieri, che era un'altra apertura notevole, che potevano, naturalmente ospitandoli, venendo ospitati qui, potevano anche offrire dei loro beni al monastero. Quindi questo patrimonio si incrementava. Lo statuto della chiesa Seu Conservatorio della Santissima Annunziata attribuisce l'antica erezione della chiesa a Romualdo, principe di Benevento, figlio e successore di Grimoaldo, re dei Longobardi, ma in seguito al ritrovamento di due testamenti datati 1327 e 1336, i lasciti destinati a questa chiesa risultano destinati all'opera della chiesa. Con il termine opera in genere ci si riferiva ad una fabbrica, quindi ad un edificio che avesse degli altri scopi. Rispetto poi all'orfanotrofio, le parole dello statuto dicono: si crede che il medesimo abbia avuto la medesima origine con detta chiesa, quindi molto antica all'epoca longobarda, oppure sia lo stesso che l'ospedale di povere donzelle fondato dal primo principe di Benevento Arechi II vicino alla chiesa di Santa Sofia fin dall'anno 675, di poi, essendo estinti in Benevento i principi longobardi e decaduta detta chiesa di Santa Sofia, fu trasferito appresso detta chiesa dell'Annunziata, conforme l'ospedale di San Benedetto, fondato dallo stesso principe Arechi, vicino alla medesima chiesa di Santa Sofia, e fu poi trasferito l'ospedale di San Benedetto presso un'antica basilica di San Bartolomeo, che è qua dietro. Egli è però certo che l'ospedale, suddetto dell'Annunziata, col suo antichissimo nome di orfanotrofio, fin dall'inizio viene chiamato orfanotrofio dell'Annunziata, i di cui governatori, fin dall'anno 1365, vengono chiamati orfanotrofi nei pubblici strumenti esistenti nell'archivio. A volte avevano bambini anche abbastanza grandicelli, quando non si ritrovavano in condizioni da non poterli più alimentare, da non poterli più crescere, li affidavano alla Madonna dell'Annunziata e lì era certo che venissero alimentati, a volte venivano anche adottati, insomma c'era tutto un sistema di assistenza che garantiva la sopravvivenza e l'educazione di questi figli. Per cui anche se grandicelli e quindi troppo grandi per il buco, spingevano affinché questi bambini entrassero, procurandogli anche delle menomazioni fisiche certe volte, pur di affidarli alla Madonna o a chi per essa poi avrebbe. Vedete, questo passaggio collegava le stanze delle orfane alla cantoria che vedremo adesso all'interno della chiesa.